Buonasera a tutti, oggi in studio con noi Gino Di Stefano, candidato a sindaco di Bagheria. Lo ringraziamo per questa presenza. In studio con me naturalmente anche Lorenzo Gargano che segue le vicende di Bagheria e che Buonasera. ringrazio sempre per questa collaborazione che ci offre graziosamente. E allora, è candidato Gino Di Stefano a sindaco ed è sostenuto da Forza Italia, Lega, diventerà bellissimo, DC, L'Aquilone e Bagheria Popolare. Quindi un grosso raggruppamento che gli dà molta fiducia. Ha anche indicato gli assessori, che sono Tommaso Gargano, il coordinatore di Forza Italia, Vincenzo Vicuccia, deputato dell'UDC, ed è anche il segretario provinciale dell'UDC, Andrea Aiello, che è il coordinatore della Lega di Bagheria, Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di Diventerà Bellissimo. Allora, la prima domanda è questa, caro Gino. Il fatto di essere sostenuto da tutto questo raggruppamento così forte ti dà quasi la certezza di essere eletto al primo colpo? Ma questo ce lo vorremmo augurare tutti, perché per me è stato importante e determinante avere la fiducia di questi partiti, perché 5 anni fa ho voluto fare un'esperienza che mi ha visto appunto coinvolto con 2 liste civiche e al di là di un buonissimo risultato ottenuto sul piano personale. Questo ha fatto maturare l'idea che solo con le liste civiche non potevamo vincere le elezioni e di conseguenza non potevamo trasferire all'interno dell'amministrazione comunale le nostre idee per cercare di governare questo paese. Ritengo che questo paese, per essere governato, ha bisogno di una stabilità politica che ritengo possa dare il centrodestra e anche perché abbiamo visto in altre regioni e in altre città importanti dove il centrodestra si presenta unito, riesce a vincere e riesce anche a governare bene. Come si arriva a questa, diciamo, a questa unione di forze? Quali sono stati i passaggi che hanno portato a questo raggruppamento? Cioè, perché non è facile, chiaramente. Io, tra l'altro, qui c'è in studio Mimmo Maggiore, quindi comprendo che hai coinvolto personaggi importanti di Bagheria, ma come si arriva, pure Biagio Sciortino, ma come si arriva a questa, diciamo, a questo accordo? Con una presenza costante sul territorio. Tutti ci hanno riconosciuto di aver fatto un lavoro costante e continuo, sempre vicino alla gente, di avere portato avanti le battaglie in consiglio comunale, di avere avuto la determinazione di dire in maniera chiara, mentre gli altri si nascondevano, io voglio fare il sindaco perché amo questa città. In questa città vorrei trascorrere il resto della mia vita, lo vorrei fare assieme ai miei figli, assieme a tutta quella generazione di ragazzi alla quale consegnare una città con delle prospettive, con un futuro e non lasciare che questi fra 10 anni non avranno più modo di scegliere se non quelle di fare, come dire, quasi obbligatoriamente la scelta di andare via da Bagheria. Sì, però dico, poi facciamo parlare Lorenzo, ma per esempio Mimmo Maggiore come rinuncia a candidarsi al sindaco? E così anche Biagio Sciortino, delle curiosità anche personali. Mimmo Maggiore rinuncia a candidarsi a sindaco perché fa parte integrante di questo progetto, quindi non sta rinunciando a niente, sta solo puntando ad una condivisione di progetto. Sta cercando di trasferire la sua sapienza così e la sua anche Esperienza. esperienza e competenza che ha maturato negli anni, così come il mio amico Biagio Sciortino. Arrivato a un certo punto ci siamo seduti a un tavolo, dopo tante discussioni anche con gli amici del centrodestra, si è arrivato a questa sintesi, proprio perché forse hanno visto in me questo Il mio punto di sintesi, il carattere, punto di questo mio sintesi. carattere un po' più determinato, che forse è l'identikit più precisa che in questo momento potesse servire a Bagheria. Perfetto, Lorenzo. Buongiorno intanto. Qualche giorno fa sono stati presentati i programmi dei candidati a sindaco che noi ovviamente abbiamo letto, abbiamo studiato. Quello di Gino Di Stefano è estremamente ampio, sicuramente molto dettagliato, ma contiene forse centinaia di punti da realizzare. Quello che vogliamo chiedervi è questo: quali sono secondo te le priorità principali e quali saranno appunto le emergenze che andrete ad affrontare nei primi 100 giorni di governo qualora verrai eletto sindaco? Il programma è dettagliato, ha detto bene,
molto, molto tecnico, ha una caratteristica proprio, abbiamo dato questa connotazione di essere un programma molto tecnico perché vogliamo trasferire sicurezza alla gente e agli elettori. Se noi diciamo che i cittadini possono leggere tranquillamente in questo opuscoletto che voi avete preparato, sì, e che possono anche trovare su internet, chiaramente, perché è stato pubblicato. Ecco, scusami se ti interrompo, però era necessario informare i cittadini che esiste un programma già ben scritto e predisposto. Certamente lo potranno trovare sulla mia pagina Facebook e sugli altri quotidiani online, e quindi volevo dire, noi vogliamo trasferire un messaggio di sicurezza e di certezza alla gente, nel dire, se noi diciamo di realizzare l'ampliamento del cimitero con alcune caratteristiche tecniche, quale quella del forno crematorio o di una chiesa all'interno dello stesso cimitero, abbiamo voluto rappresentarlo anche dal punto di vista tecnico, dove e come. Se noi diciamo che vogliamo mettere mano alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale, diciamo dove lo faremo, come lo faremo e con quali fondi lo faremo. E quindi abbiamo voluto dare questi dettagli in modo che i nostri elettori avessero consapevolezza e chiarezza. Ecco, ma quali sono le emergenze su cui mettere mano all'inizio, secondo te? Allora, le emergenze, io mi piace dire, dobbiamo riuscire con la determinazione che stiamo mettendo in campo in questa campagna elettorale, dobbiamo riportare Bagheria alla normalità. Questo è il primo punto del nostro programma. Ovviamente è un programma diviso in più parti che prevede alcune cose. Poco fa tu parlavi di 100 punti, sono 100 punti proprio perché noi vogliamo disegnare una visione di città che sia a misura d'uomo e al passo con i tempi. Dobbiamo avere la capacità di attrarre investitori di grossi gruppi e quindi non possiamo decidere solo una programmazione limitata al nostro mandato elettorale, dobbiamo dare l'imprimatur soprattutto a questa visione di città che deve saper raccogliere le istanze dei cittadini e soprattutto attrarre nuovi investitori che debbono dare lustro alla città di Guttuso, alla città di Ignazio Buttitta e di quanti altri personaggi illustri bagheresi che in questo momento non voglio fare l'elencazione. Senti, siccome tu sei stato già assessore ai lavori pubblici sia di Bagheria che di Santa Flavia, conosci bene il piano regolatore della città di Bagheria. Siccome tu parlavi poco fa di una città futura, ecco, qual è la tua idea di città futura però relativamente alla rigenerazione urbana di Bagheria? Ma sicuramente il primo passo dovrà essere appunto l'ampliamento del cimitero. Dobbiamo ridare dignità ai nostri defunti, sicurezza e certezza alle famiglie e dobbiamo far uscire Bagheria da tutte le cronache per questi fatti gravi accaduti e riportarla alla cronaca per i nuovi accadimenti, nel dire Bagheria è uscita dal buio, Bagheria ha una certezza, ha un'amministrazione sana. Dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e della sostenibilità urbana di questa città, cosa posso dire? È il nostro intendimento revisionare immediatamente il piano regolatore. Piano regolatore che è stato praticamente annullato in toto dall'ultimo decreto di approvazione. Se prova a immaginare che è stato cancellato l'area portuale di Aspi, una infrastruttura importantissima che è la famosa Mare Monti. Un altro aspetto importante è quello di avere tolto dal piano regolatore l'area turistico-recettiva. Quindi per me sono tre punti importantissimi. Il famoso svincolo di collegamento pure. Il famoso svincolo di collegamento devo dire che è rimasto per onor del vero e per onestà intellettuale. Il problema è che Bagheria è entrata in un isolamento all'interno dell'area metropolitana che fa sì che non abbiamo più interlocuzione con chi materialmente ci doveva mettere i soldi per realizzare questo svincolo. Parlo di Bagheria Ovest, non sicuramente quello che in questo momento l'attuale amministrazione sbandiere 420 di voler realizzare. Per precisare devo dire che questo è un progetto che nasce dall'amministrazione Sciottino con Gino Di Stefano, assessore dei lavori pubblici, che poi la tempistica della pubblica amministrazione fa sì che si realizza dopo circa 9 anni. Questo ahimè
sarà un nodo da affrontare, anche quello di accelerare i tempi burocratici che la pubblica amministrazione offre ai cittadini, e quindi è una cosa che va affrontata seriamente. Volevo continuare a proposito di PRG. Bagheria è stata una città che ha avuto uno sviluppo urbanistico selvaggio, potremmo dire, appunto in mancanza di uno strumento urbanistico certo. Non pensa che questa frase che lei ha inserito nel programma, revisione integrale del PRG, possa rappresentare un segnale in un certo senso pericoloso per quanto riguarda appunto l'opinione pubblica? No. Ma pericoloso, io penso che la vita quotidiana ci riserva sempre delle sorprese, delle problematiche, però nulla si fa se non si ci crede. Se noi dobbiamo uscire dall'impasse, dobbiamo avere il coraggio e la determinazione di affrontare tutte le problematiche. Non può essere quello di passare un messaggio nel dire: siccome potremmo anche sbagliare, non facciamo niente. Io sono sotto questo aspetto determinato ad andare avanti e ad affrontare i problemi. Meglio fare che non rimanere inerti. Meglio fare e non rimanere inerti. Nella consapevolezza che sicuramente chi fa può anche sbagliare, però quando viene fatto in buona fede e per l'interesse del bene comune, penso che la gente alla fine saprà fare le giuste valutazioni. Allora, io Lorenzo generalmente fa domande sul programma, io cerco di capire qualche altra cosa del personaggio. Allora, a parte gli slogan che io ho avuto modo di leggere nelle varie, insomma, su Facebook, esperienza, competenza e determinazione, leggo anche: non cadere nella trappola dei camaleonti, noi siamo il centrodestra. Per quale motivo viene scritta così questa frase in maniera rilevante da essere letta da tutti? Perché abbiamo visto che c'è un altro centrodestra, questo voglio capire, proprio non faccio finta di non capire. Lei dalla sua grande esperienza giustamente ha puntato, come dire, la questione su questo slogan che è apparso, perché riteniamo che dagli ultimi accadimenti che vedrà la politica bogherese coinvolta, ci sono noti esponenti del centrodestra che hanno preferito non scendere in campo mettendoci la faccia e soprattutto proponendo il loro simbolo a sostegno dell'unico centrodestra. Infatti per Bagheria per ora vediamo tutti che ci sono dei manifesti elettorali con dei simboli di partito a livello nazionale che poi si sono camuffati all'interno di centrodestre in parti avversarie. Devo dire che questo, per chi rappresenta dei partiti a livello nazionale, deve far riflettere i cittadini elettori del mio comune. Quindi noi abbiamo voluto dire con forza: noi siamo il centrodestra. Ci sono alcuni appunto che hanno preferito fare altre scelte e andare a unire la destra o il centro con la sinistra storica di Bagheria, secondo me è un messaggio politico che non è convincente e non sarà produttivo. Lorenzo. Gino Di Stefano ha una grande affezione per il paese di Aspra, la frazione marinara di Bagheria, ci vive con la moglie e con i figli. Quali idee hai per questo territorio che negli ultimi 5 anni, dispiace dirlo, è stato in un certo senso abbandonato? Non sono stati fatti investimenti, non sono stati fatti eventi rilevanti e anche la costa, ahi noi, è abbandonata all'incuria. Quali idee hai per Aspra? Ma mi piace sottolineare che mia moglie è di Aspra, i miei figli vivono ad Aspra con noi e quindi se non fa questa dichiarazione, come arriva a casa le prende. mi piace vivere ad Aspra perché ritengo che è una frazione che ha tanto da offrire a Bagheria e all'intera area metropolitana. Ad Aspra abbiamo pensato di realizzare alcune opere, ricordando che l'ultima grande opera realizzata ad Aspra è la barriera Frangifrutti, e anche quella è indubbio che è stata realizzata con l'amministrazione Sciortino e Gino Di Stefano, assessore ai lavori pubblici. Proprio a questa sarà data un'attenzione particolare, realizzeremo una passerella che costituirà una passeggiata a mare che appunto dalla piattaforma vicino Piano Crocicchio andrà sulla scogliera in modo da dare lustro e una caratteristica particolare alla frazione. Alla frazione dedicheremo anche le giuste attenzioni che in questi anni sono venute meno.
C'era un ordine del giorno in consiglio comunale, in un consiglio comunale passato, dove chiedevamo con forza che venisse ampliata la rete del metano e che questa arrivasse anche ad Aspra. E nel nostro programma noi la faremo. Come dire, ad Aspra ci sono tantissime altre cose da fare, però è chiaro che dobbiamo dare lustro a questa frazione, e per dare lustro a questa frazione dobbiamo ricordare quelle condizioni anche ambientali e di sicurezza anche per la frazione minerale, e mi riferisco all'adeguamento del depuratore, che è vero che è stato fatto, ma la gestione degli ultimi anni ha fatto sì che la qualità della vita fosse molto scadente, e questo noi lo vogliamo riportare al centro dell'attenzione, e pertanto affideremo la gestione del depuratore a chi ne ha, dimostrerà veramente di essere una ditta seria e competente. Allora, io conosco la personalità di Gino Di Stefano anche perché mi è stato più volte raccontata da un amico comune, Pietro Di Quarto, però devo fare una domanda in questo momento. Il fatto di avere, una volta detto, di avere in giunta esponenti così importanti dei partiti, quanto condizionerà la sua, le sue scelte politiche che riguardano il comune di Bagheria, e quanto lo lasceranno libero? Ma noi e vogliamo, se loro rimarranno in questa composizione, vogliamo oppure amministrare questa città con libertà e dandoci una precisa identità. La precisa identità è quella di rappresentare le istanze dei cittadini. Che ci siano i responsabili dei partiti all'interno della mia giunta è stata una scelta in questo momento condivisa per dare garanzie della presenza dei partiti stessi. Condizionati mai. Noi ribadiamo sempre che questi partiti a Bagheria dovranno dare la certezza di una seria e competente amministrazione. Troveremo assieme sempre le soluzioni caso. Tu auspichi che il sostegno dei partiti di oggi e il governo a livello nazionale e regionale dia la certezza di poter contare su un appoggio fattivo e concreto per il futuro della città. Nel momento in cui scoprirai che ciò non può avvenire, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che noi ci risiederemo tutti a un tavolo, come è stato scelto Gino Di Stefano candidato a sindaco, faremo le attente valutazioni. Sono certo e convinto che questo non accadrà, perché la serietà delle persone, a partire dal presidente della regione Nello Musumeci, che ha ridisegnato il suo simbolo inserendo Gino Di Stefano sindaco, questo mi dà la necessaria fiducia che noi possiamo andare avanti. La scelta della Lega, che in questo momento qualcuno ha tentato di far passare come una scelta lontana dalla nostra ideologia, dalla nostra sicilianità, penso che va rivista, perché il ministro Salvini, che è il leader di questo movimento, ha chiesto più volte scusa a tutti i siciliani, e voglio pensare che anche lui abbia capito che chi vuole amministrare deve farlo sempre in maniera vicina alla gente, immedesimandosi nei vari problemi e nelle varie identità tipiche dei luoghi, e questo penso che lui questo messaggio lo stia trasferendo. Credo che non a caso deciderà anche di fare una bella passeggiata a Bagheria a sostegno di Gino Di Stefano per dimostrare la sua vicinanza istituzionale, e quindi il governo è a Bagheria. E già è pronto il famoso sfincione di Bagheria per Salvini. Farò di tutto per farglielo assaggiare, anche perché lì, proprio per essere coerenti, noi vogliamo manifestare la nostra identità, e la nostra identità anche dal punto di vista culinario, e mi pare che è chiara e forte. È forte. Allora, Lorenzo. Un'altra domanda per Gino Di Stefano, che è un politico e sicuramente conosce a fondo i problemi di Bagheria. Ci sono stati due temi che hanno tenuto banco a Bagheria negli ultimi anni, e riguardano la gestione del servizio smaltimento rifiuti e la gestione del servizio idrico. Poi magari chiederemo l'opinione del candidato sindaco per quanto riguarda le strisce blu che sono state recentemente istituite a Bagheria e che sono state molto criticate da parte dei cittadini. Quindi rifiuti, servizio idrico e strisce blu. Quali idee hai? Sui rifiuti pensiamo di mettere in atto delle strategie. Queste strategie saranno coadiuvate, al di là dell'assessore che verrà indicato, anche da un esperto in materia, e l'ho scritto anche questo sul programma.
dove affiancherà l'amministrazione comunale, la dirigenza che sarà ricostituita all'interno della macchina comunale, e di concerto con tutta la squadra di governo affronteremo la problematica. Noi abbiamo scritto alcune cose, come quella di pensare alla gara europea settennale per l'affidamento appunto di questo servizio, abbiamo pensato di rivedere anche il ruolo di AMB, abbiamo pensato che l'esperienza maturata nel comune limitrofo di Santa Flavia, che ha visto appunto la stessa cittadina flavese essere alla ribalta della cronaca come uno dei comuni più virtuosi della Sicilia e d'Italia, e quindi riesco sempre a immaginare che ciò che viene fatto da altri possiamo anche realizzarlo, anche perché per l'eccezione mi ha visto coinvolto direttamente. Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, il servizio idrico devo dire che a Bagheria è stato reinventato a misura di un sindaco. Io sono rispettoso delle norme e delle leggi, e lì devo dire che in questo momento siamo nella via di nessuno, perché il servizio idrico non può essere gestito dai comuni, è normato quali comuni potrebbero gestirlo, e Bagheria non ha le caratteristiche, quindi c'è stata questa forzatura in questa gestione in house che va sicuramente eliminata. Bagheria sarà affidata ad AMAP, così come prevede la legge, e per i prossimi 30 anni. Io voglio dire che ancora stiamo in una situazione ambigua, nonostante il sindaco di Bagheria attuale abbia già votato all'assemblea proprio del servizio idrico integrato la scelta di questo tipo di soluzione e affidare il servizio ad AMAP per i prossimi 30 anni. Le strisce blu, devo dire, noi le sospenderemo immediatamente per capire come sono state attivate, se le procedure sono state rispettate e soprattutto saranno rimodulate e rideterminate di concerto con i cittadini, con i commercianti e con tutte le associazioni che saranno presenti sul territorio, perché sono convinto che una città a misura d'uomo debba anche prevedere dei parcheggi anche a pagamento per mantenere uno standard qualitativo della viabilità e dei servizi da dare agli utenti. Però non può essere un balzello per spillare soldi ai cittadini. Allora, grazie. Centrale nel programma di Gino Di Stefano la problematica che riguarda la disabilità. Si parla di abbattimento di barriere architettoniche, spiaggia attrezzata per le famiglie disabili. Ecco, cosa realmente si vuole fare per questa categoria così in difficoltà? A garanzia di tutto quello che sto per dire, intanto istituiremo la figura del garante del disabile. Questo ci tengo a dirlo, perché sarà un punto cruciale di questo programma. Lo dico e lo faremo. La disabilità io, tra virgolette, la vivo anche parzialmente in famiglia, e non sto qui a raccontare o a dire quello che vivo, però in questi anni ho avuto modo di verificare che qualcuno ha fatto il forte con i deboli, e questo mi ha dato profondamente fastidio, quindi abbiamo messo al punto un programma, alcune belle cose. Ho avuto modo in questa campagna elettorale di incontrare parecchie persone, ma una mi ha colpito in maniera particolare, una signora che ha adottato una bambina down. Bene, sentendo parlare questa signora mi ha prospettato alcune cose dicendomi: signor sindaco, signor Gino Di Stefano, caro candidato, la mia preoccupazione non è affrontare la situazione attuale, è pensare quando questi bambini diventeranno orfani, perché il ciclo naturale della vita manifesterà appunto ad un certo punto questa separazione. Onestamente mi ha lasciato molto perplesso. È stata approvata la legge del dopo di noi. E infatti è stata approvata la legge del dopo di noi, e noi l'abbiamo inserita nel nostro programma. Noi realizzeremo la casa di Elena. La casa di Elena ha questo obiettivo, quello di dare ospitalità per il dopo a questi ragazzi che rimarranno da soli, e soprattutto prevede una serie di attività. Lei poco fa diceva spiagge attrezzate, non è solo la passerella che può andare a risolvere il problema per far sì che vadano in spiaggia, poi le spiagge debbono essere attrezzate affinché i disabili possano realmente fruirla e quindi essere alla pari degli altri. Vuoi fare qualche domanda a tu? Sì, un'ultima domanda al candidato Gino Di Stefano da parte mia.
Il centrodestra Bagheria non vince da oltre 20 anni, quando fu l'avvocato Giovanni Valentino a prevalere. Come pensa di sfatare questo tabù? Ma il tabù lo sfatiamo perché noi ci crediamo. Bagheria ha bisogno di certezze, Bagheria ha bisogno di ritornare al centro dell'area metropolitana, e per fare ciò io ho sempre detto e lo continuo a manifestare: dobbiamo essere rappresentati ed essere alleati nelle istituzioni che in questo momento vengono governati, e guarda caso anche a livello nazionale, a livello regionale, sono governati dai nostri partner che sono di centrodestra. Quindi io ritengo che la gente dovrà fare una scelta chiara, netta e decisa, e quindi a questo punto, rispetto a tutte le alleanze che si sono costituite o a chi vorrà fare una campagna elettorale come dire, con le sole liste civiche, noi ci siamo dati la nostra identità. Noi siamo il centrodestra. Il centrodestra, come detto poco fa, in questo momento dà quelle garanzie tali di governabilità. E abbiamo visto non ultima conquistare al centrodestra la regione Sardegna, che notoriamente negli ultimi 20 anni era affidata al centrosinistra. E quindi penso che questa impresa può essere ripetuta a Bagheria. Allora, siamo quasi alla conclusione. Allora, una serie di domande, una dopo l'altra, così. Allora, speculazione edilizia, mafia, trasparenza amministrativa, programma per giovani e quindi scuole. Allora, parto da quella che è un po' più scottante, che è quella sulla mafia. L'abbiamo fatta a tutti per questo. Assolutamente. Creare disparità. Ma di per noi è l'ordinarietà. Però è giusto dire che negli ultimi tempi questa parola mafia, antimafia, è stata molto usata solo come facciata. L'antimafia va fatta e va praticata tutti i giorni. Sapere chi si frequenta, sapere cosa si fa, sapere rispettare la legalità e la trasparenza in tutti i processi della vita e della pubblica amministrazione deve essere nel proprio DNA. Noi, ed io in particolare, l'ho sempre fatto, i miei genitori me l'hanno inculcato. È chiaro che è una realtà difficile, ma possiamo dire che fino ad ora sul tema Gino Di Stefano non è mai stato sfiorato da nessuna indagine che lo coinvolgono, e quindi continuerò a comportarmi sempre nella stessa maniera, in ogni caso cercando di garantire anche all'interno della pubblica amministrazione, e per questo stipuleremo delle apposite convenzioni o anche protocolli d'intesa con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Le scuole e i giovani. Le scuole. Velocemente, perché abbiamo un minuto soltanto. Le scuole. Anche perché abbiamo scritto nel nostro programma che vorremmo attivare un vero e costante dialogo con le dirigenze dei plessi scolastici. Ieri sera ho avuto una riunione con la Lega che rappresenta gli istituti paritari per la fascia d'età che va da 0 a 6 anni. Quindi grande attenzione, grande per la attenzione, scuola, per e riusciremo sempre attraverso il dialogo a instaurare un rapporto cordiale, sereno e continuo. Ecco, l'ultima cosa, non abbiamo parlato di bilancio, l'ha notato niente, perché occorrerebbe una trasmissione intera per parlare anche del bilancio. Anche sull'abusivismo occorrerebbe. Però dico, eventualmente vediamo se ci saranno altre occasioni. L'ultima, proprio l'ultima domanda, è diciamo più personale. L'Aquilone, cosa rappresenta realmente l'Aquilone per Gino poco Di Stefano? È una domanda più che personale. Ma poco fa hai citato un amico che abbiamo in comune, Pietro Di Quarto. Questa idea è nata nel 2012, manifestatasi diciamo nei primi mesi dell'anno 2013. L'Aquilone perché dà quel senso di libertà, quel senso di, come dire, di avere queste belle idee, di leggerezze e di portarle così in alto. Infatti l'Aquilone è proprio questo, idea in volo per Bagheria e Aspra. Lui mi aveva raccontato di una precedente esperienza, diciamo di una lista civica che si chiamava l'Aquilone, che faceva riferimento proprio a te. Ma noi l'abbiamo voluto... Ma non te l'ho fatto la domanda per questo, ho fatto la domanda perché... Però vai, il giusto riconoscimento a chi... proprio perché mi dà questo senso di libertà, di appartenenza. Sono contento perché era la stessa impressione che mi dava, anche se era una parola poco usata, perché alla luce delle
moderna tecnologia, dei nuovi giocattoli, questo giocattolo poteva sembrare insignificante, invece mi ha sempre affascinato l'idea che, diciamo, ecco, non questo, deve mancare, non questo giocattolo tra virgolette fosse legato a questo filo e che noi potevamo decidere a quale altezza mandarlo e poi non dimentichiamo che l'aquilone vola sempre controcorrente. Esatto. Contro il vento. Quindi, esatto. Allora, l'aquilone utilizza però riesce però a superare la forza, esatto, del vento, anzi fare proprio la forza del vento per raggiungere obiettivi sempre più forti. Ed è l'augurio che noi rivolgiamo a Gino Di Stefano e a Bagheria. Quindi grazie a Lorenzo, grazie a voi, buonasera a tutti.